a Francesco Ivan Sante Dall'O, che è un musicista, un cantante, un compositore, autore, produttore e musicale. Oggi parliamo di un evento straordinario che hai vissuto da pochissimo tempo. Allora, Francesco, hai vinto un concorso mondiale che ha come nome Vivaldi Metal Project. Allora, io precisamente ho vinto il contest numero 4, Due Adagio Molto, diciamo quindi è uno dei contest che sono stati messi a disposizione di chi voleva un po' dimostrare il proprio talento, appartenendo al progetto che si chiama Vivaldi Metal Project, un progetto mondiale che raggruppa i più grandi artisti e le più grandi star del metal, diciamo altre persone magari meno note ma molto capaci, e poi è stata data la possibilità, diciamo, a chi voleva farsi conoscere, a chi voleva dimostrare il proprio talento, di poter concorrere al contest. Io, diciamo, ho vinto grazie al mio arrangiamento, ma ci sono state anche altre persone che hanno vinto sia questo sia l'altro contest, e quindi il mio arrangiamento verrà miscelato con quello di altri due grandi musicisti e arrangiatori provenienti, uno da Tokyo, Giappone, che precisamente si chiama Keiko Kumagai ed è una donna, e un altro invece che è Yannis Andrulo Kakis, che è un uomo, un chitarrista arrangiatore della Grecia, quindi sarà una collaborazione di livello mondiale. Tutti i nostri arrangiamenti verranno risuonati da delle vere e proprie star della musica rock e metal internazionale. Anche ci sono delle figure molto importanti appartenenti al progressive, come per esempio il tassista degli Yes, diciamo molte figure importanti appartenenti al mondo del metal, come per esempio Fabio Lione, il cantante degli Vision Divine, dei Rhapsody, degli Angra, dei Camel, oppure la bassista della cantante di Nightwish, oppure potrei citare ad esempio altri grandi artisti come Steve Di Giorgio, bassista degli Obituary. Diciamo, abbiamo una lista infinita, infatti vi invito tutti a visitare il sito del Vivaldi Metal Project per conoscere meglio la realtà. Conoscere meglio questi artisti, perché magari non tutti ovviamente hanno una cultura incentrata sul rock, e conoscere anche le nuove entrate, come ad esempio io ed altri musicisti meno noti, che grazie a questa possibilità stanno avendo diciamo, stanno riuscendo a farsi conoscere a tutto il mondo. Perfetto. Quindi collaborazioni a livello internazionale, abbiamo detto, i progetti futuri? Sì, diciamo che intanto verrà fatto questo disco, di cui il direttore artistico, ricordiamo, è il tassista Misteria, in coproduzione con il bassista Rigoni, e quindi ci sarà questo disco a livello mondiale che sicuramente, diciamo, sarà distribuito in tutto il mondo. C'è un'etichetta discografica abbastanza grossa che già sta prendendo questo progetto, che ricordiamo è nato indipendente, quindi con le forze dei singoli musicisti, e questa è un'altra cosa secondo me da sottolineare, perché è molto bello che diciamo, venga fatta della musica diversa dal normale, quindi non ci siano solo degli interessi discografici, ma sia qualcosa che nasce dal cuore del musicista. Quindi il progetto è questo qui. Nei miei progetti ci sono tante cose che vorrei realizzare, perché comunque mi sento ancora all'inizio di questa carriera, che finalmente si sta aprendo oltreoceano, quindi si sta aprendo oltre all'Italia, alla Sicilia, anche al mondo, tramite social network, tramite internet. Quindi sicuramente la cosa che si realizzerà più presto, che io spero, è la collaborazione, a parte oltre questo progetto, con grandi artisti, anche magari in un futuro disco mio, a cui ovviamente già sto lavorando, oppure anche diciamo, di essere partecipi dei loro dischi, oppure in dei loro concerti. Vedremo che cosa potrà nascere da questa diciamo, dal Vivaldi Metal Project. E poi ovviamente, diciamo, i miei sogni nel cassetto sono tantissimi, e spero piano piano di riuscirli a realizzare tutti. Intanto questo è un ottimo avvenimento, non solo per me, penso anche un po' per Ragusa, diciamo, che già ha visto dei talenti aperti all'Italia, però diciamo, quelli che si sono aperti al mondo sono ancora pochi, però in realtà ce ne sono. Ricordiamo che sei ibleo, sei ragusano, Certo. quindi questo ci Ci sono inorgoglisce. molti talenti ragusani che secondo me, diciamo, dovrebbero essere conosciuti in tutto il mondo. Ma questo Metal Project, come lo hai strutturato? Che cosa hai cambiato? Cosa hai fatto? Sì, allora diciamo, il Vivaldi Metal Project è un progetto che nasce dall'idea del tassista Misteria e di Alberto Rigoni. Francesco Diciamo, l'idea. Dall'O, all'interno di questo progetto
Cosa ho fatto? Oh, ti spiego benissimo. L'idea principale è quella di prendere le quattro stagioni di Vivaldi, quindi il capolavoro assoluto del maestro, un esponente di spicco del tardo barocco veneziano. Ricordiamo che per me, diciamo, è un grande onore poter avvicinarmi alla musica di Vivaldi, quindi aver potuto addirittura anche diciamo, aprire il cuore della musica di Vivaldi e rielaborarlo al modo mio, no? Quindi diciamo, quello che ho fatto io e che hanno fatto anche altri ovviamente, è stato quello appunto di rielaborare in chiave metal, in chiave rock, in chiave orchestrale sinfonica, quindi in un metal sinfonico, diciamo, le composizioni di Vivaldi. Io precisamente ho lavorato all'Adagio Molto appartenente all'autunno, altri arrangiatori hanno lavorato ad altre parti, quindi per me è stato un grande onore potermi avvicinare alla figura di Vivaldi e dare il mio piccolo contributo. Poi penso che questo progetto sia interessante perché un po' nell'immaginario collettivo di tutti c'è sempre questa cosa di riavvicinare i grandi compositori classici alla musica rock e metal, quindi penso che sarà un successo assicurato.